Bella a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Oggi siamo qui con un nuovo video di GTA 5. Oggi due video veramente proprio assurdo, due video in un giorno. Allora ragazzi, stamattina non so se vi ricordavate quella macchina solo disponibile sull'online, guardate. In pratica io mi sono incuriosito e ho detto devo vedere che cazzo di modifiche ci sono. Ho dato dentro un quad come l'oro per sto cazzo di macchina. Ragazzi, spero veramente che ci siano modifiche assurde. Io appunto lo sto volendo modificare con voi. Perché guardate, io adesso vi lascio. Ci andiamo fino allo Stambox Custom. Ed eccoci arrivati allo Stambox Custom. Come vedete sta macchina è fottutamente un parto di come cavolo suona. Cioè è proprio in una maniera assurda. Spero che ci siano modifiche, perché ho venduto un mio coso, Madonna ragazzi. Ah, minigonne, trasmissioni, turbo, finestrini. Allora ragazzi, allora, facciamocene. I freni da gara, paraurti, ci sono i paraurti. Ok, mettiamo questo. No raga, io non so che cazzo potrebbe uscire fuori. Meno le marmitte, dov'è cazzo che... Guardate che cazzo di marmitta mi ci mette. Prima è sul lato, dov'è la marmitta prima? Non la vedo proprio, non c'è. Poi c'è, raga, questa marmitta, mamma mia raga. Esplosivi no, cofani con la ruota sopra. Vabbè raga, ce la mettiamo, tanto chi cazzo se ne fotte. Là, tanto così, pari. Luce Oxelo, mamma mia raga, io non so che cazzo è sta cazzo di macchina. Targa privata, verniciature. Mi piace così però raga, mi piace un botto così. Simbolo... No raga, denti, poi c'è minigon. Dov'è? Ah Dio, tipo così. Vabbè, mettiamola dai, mi sta costando un bordello di soldi fare sta cosa. Voi non avete idea, ma in inglese è così, è lusso. Oddio raga. Che cazzo è? Sei ruota questa macchina? Dio mio, non ha senso, porca puttana. No dai raga, io lascio quelle originali proprio per rispetto dell'ambiente. Le gomme antiproiettile e mettiamo il fumo arancione raga, perché assurdo. I finestrini, intendo dire finestrini significherebbe quella cosa lì davanti. Ok, raga, sono finite le modifiche. Queste sono le modifiche per questa auto, così vi ho fatto vedere anche queste, così se le volete comprare sapete già le modifiche che ci sono. Quel mio personaggio si mangia le unghie, patito di mente. Allora ragazzi, vi faccio fare un giro di prova e poi finisce il video.